Veniamo un po', sediamo un poco tutti. Serata particolare perché tutto il mondo è in lutto per quello che è avvenuto. Noi non vogliamo dare un giudizio sulla storia. Il giudizio spetta a Dio. Noi non possiamo leggere gli avvenimenti come lo leggono gli uomini. La vera lettura è quella profetica, se Dio ce la rivela. Gli eventi vanno letti in alta luce. Tutto è permesso da Dio. Che cosa ha voluto dire Dio all'umanità con questo evento? Noi possiamo arzigogolare, però la vera lettura è quella che può fare l'uomo di Dio sotto la luce divina. E non siamo qui questa sera per fare la lettura degli eventi, che può essere diversa da quelle che fanno tutti gli uomini, da quelle che leggiamo nei giornali e da quelle che sentiamo in televisione. Dio può fare un'altra lettura di quello che è successo. Lasciamo Dio il giudizio, noi ci prostriamo davanti a Lui e piangiamo i nostri morti. Questo sì che Dio lo vuole, ma perché Dio abbia permesso questo? Non sappiamo. Abbiamo diversi testi che il Signore ci ha rivelato, in cui il giudizio di Dio appare diverso dai giudizi degli uomini. Non è il caso qui di fare chiosa sul giudizio che sembra che Dio dia degli eventi. Penso sa che nessuno è sicuro in questo mondo, e che basta un non nulla per fare cadere così la statua di Nabucodonosor. Basta un sassolino perché la statua imponente, colta nel punto più debole da un sassolino, cade e si frantuma. Nessuno è sicuro, non la potenza militare, non la potenza economica, e il prestigio delle grandi cose. Tutto è polvere davanti a Dio. Ma noi piangiamo i nostri morti, di che ci interessano. E il testo che ci è venuto in questi due giorni è il testo di Geremia 31, che viene citato per la strage di Erode a San Matteo. Rachele piange i suoi figli. Una voce si ode in Rama. Lamento e pianto amaro. Rachele piange i suoi figli prima di essere consolata
essa lo rifiuta perché i suoi figli non sono più. Poi il Signore si dice, trattieni la voce da pianto, i tuoi occhi da versare lacrime, perché i tuoi figli ti saranno restituiti. Ritornerà tutta la tua discendenza. Piuttosto correggi la tua strada. Ho udito Efraim rammaricarsi. Tu mi hai castigato, Signore, ed io ho subito il castigo. Fammi ritornare ed io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito, dopo essermi ravveduto mi sono abbattuto l'anca. Tu, Efraim, sei il mio prediletto. Io, dopo averti minacciato, me ne ricompio più vivamente. Per questo le mie viscere si commuovono davanti a te. Provo per te profonda tenerezza, oracolo del Signore. Ecco, il Signore invita alla conversione e al ritorno a Lui, perché il Signore ama il suo popolo. E consola Rachele che piange i suoi figli. Noi siamo insieme con Rachele a piangere i figli, tante migliaia e migliaia di morte. Ci appartengono e vogliamo ascoltare la voce rassicurante di Dio: consolati, perché io ti risarcirò del danno avuto. Piangiamo i nostri morti e tendiamo la consolazione di Dio, però convertiamoci al Signore. Il Signore sempre insiste sulla conversione e sulla futilità delle costruzioni umane, che al minimo soffio cadono, sono abbattute. Una città con la sabbia può cadere all'istante, al soffio del vento, mentre la città salda, fondata sulla roccia, non può cadere mai. Fondiamo sulla roccia la nostra città, la nostra vita. Non fondiamola sulla roccia, sulla sabbia, perché anche se la costruzione è grande, maestosa, meravigliosa, se non è il fondamento in Dio, può crollare da un minuto all'altro. Tutti questi eventi vanno letti in chiave personale, perché per noi, così ordinati, per la nostra conversione, per la nostra vita. Al Signore interessa non tanto la costruzione materiale, quanto la nostra vita personale, perché ha un valore eterno. Il Signore si chiama la conversione, chiama tutti alla conversione. Questo è il momento di preghiera per la nostra conversione e per suffragare le anime di morte. È molto consolante ed è segno di Dio il fatto che Bush e gli americani chiedono preghiere per i loro morti, chiedono preghiere. In tutto il mondo si chiedono preghiere. Questo è un fatto positivo. Dio ha toccato i cuori degli uomini. E allora noi affondiamo questa sera
la nostra preghiera al Signore per i nostri morti che ci appartengono e perché il Signore si converta e ci faccia poggiare su più solide basi le nostre costruzioni sociali, politiche, civili, in modo che al centro ci sia sempre il Santo Timoteo. E preghiamo per i nostri amici, per quelli che sono così accecati dall'odio. L'odio non viene mai da Dio, di amore. Preghiamo per quelli che sono offuscati dall'odio e commettono i più grandi e orrendi delitti anche nel nome di Dio. L'odio non viene mai del Signore. Il sacrificio della vita proprio altrui non viene mai dal Signore, perché la nostra vita è quella degli altri e di Dio. Chiediamo allora al Signore luce per comprendere i valori della vita, chiediamo la conversione del cuore e soffriamo in questa preghiera i nostri cari morti, dico nostri perché ci appartengono.